oltre 60 anni di attività, terza generazione di imprenditori al timone dell'azienda, 12 stabilimenti sparsi per tutto il mondo e diverse acquisizioni nel corso dei decenni. Questi i numeri dell'ADR di Uboldo. Specializzata nella produzione e customizzazione di assali e sospensioni per rimorchi agricoli trainati, l'ADR ha fatto di personalizzazione e familiarità le sue bandiere. Entrare nei mercati e poter essere vicini al cliente e potergli personalizzare anche il prodotto, per noi è molto importante poter dare un servizio sia di consulenza e sia di supporto del prodotto e post vendita, per noi è fondamentale. Ma cosa significa davvero essere un'impresa a conduzione familiare quando si hanno oltre 1200 dipendenti e svariate sedi in Francia, Inghilterra, Polonia, Cina, Australia, America e Brasile? Il valore aggiunto è la vicinanza del management con i livelli più bassi. Secondo me noi abbiamo appunto la capacità di continuare ad avere un grande contatto, un grande interscambio di informazioni tra tutti i livelli della struttura. Noi siamo secondo me molto vicini a tutte le fasce dei nostri dipendenti e quindi possiamo portare i suggerimenti che arrivano dal basso li possiamo portare all'interno della struttura. Innovazione, laboratori di ricerca e sviluppo e propensione ai nuovi mercati non mancano nell'azienda varesina che, nonostante le grandi dimensioni, riesce a far sentire indispensabile ogni singolo meccanismo dell'ingranaggio. Un progetto che stiamo portando avanti in maniera decisamente soddisfacente è stato quello di cercare di diversificare la produzione di assali e quindi dall'assale prettamente agricolo adesso stiamo sviluppando gli assali industriali. Questo è stato permesso grazie all'acquisizione 2 anni fa della SAE, che è una società francese che abbiamo rilevato nel 2013. Questa società ci sta consentendo di entrare appunto nel mercato industriale.